Questo spazio era all'interno dei beni di alienazione del comune, quindi doveva essere svenduto al privato. Noi entrandoci abbiamo di fatto rotto questo meccanismo, cioè la svendita senza pensieri, senza ragione di beni pubblici. L'abbiamo interrotta e l'abbiamo interrotta con successo, perché nel 2014, grazie a una raccolta firme e la nostra occupazione, Cascina Ponchi è stata tolta dai beni di alienazione. Questo ci fa anche ragionare il processo e il progetto che vuole aprire Comune di Bergamo e Roà, perché in effetti noi sappiamo, ma è una cosa nota da catasto, che ci sono tanti spazi vuoti, tanti luoghi non sfruttati nella città dove si potrebbero aprire nuovi progetti sociali come quello che Comune di Bergamo e Roà vogliono aprire qui in Cascina Ponchia. E quindi è ancora più lampante è la sovrapposizione di due realtà sociali che operano nel sociale e che, al posto che essere portate a braccetto, comunque trovata una soluzione per il quartiere, anche viene proposta solo la sovrapposizione e lo scontro. Oltretutto noi attacchiamo anche nel merito Cooperativa Roà, nel contenuto di quello che porta in città, perché con l'apertura dell'Accademia dell'Integrazione Grazie Bergamo dà in realtà non una soluzione di inclusione e di integrazione, ma in realtà è la stessa faccia di quello che propone un Salvini, un Di Maio o appunto come poi è nelle corde di Gori quello che ha fatto Minniti. Quindi non propone in realtà soluzioni di accoglienza, di integrazione e di inclusione, ma va in realtà a eliminare le volontà e a costringere le persone a uno sfruttamento per solamente avere un pezzo di carta per poter restare in questo paese. Come collettivo autonomo popolare abbiamo occupato Cascina Ponchia ormai 5 anni fa. L'ordinanza di sgombero è firmata dal 2014-2015. La cosa che è cambiata adesso è che il Comune di Bergamo e Cooperativa Roà hanno in cantiere un progetto che parla di accoglienza, di housing sociale per le donne. E no, a noi il contenuto del progetto piace, interessa anche. Quello di cui parliamo noi però sono i rapporti che il Comune ha avuto da sempre col collettivo e con la Cascina, non valorizzando mai l'esperienza di riappropriazione di un bene comune. Quello che appunto è cambiato è che questo progetto deve essere fatto perché siamo sotto elezioni ancora una volta, e ancora una volta Cascina Ponchia e l'esperienza del collettivo vengono strumentalizzate al fine di ottenere più voti dalla giunta Gori o da chiunque per essi, che sia la Lega che interpella appunto la maggioranza chiedendo quando avverrà questo sgombero, la giunta che intanto presenta un progetto, dall'altra parte non dà date precise, ovviamente nessun contatto ufficiale. Col Consiglio Comunale i rapporti sono sempre stati informali, sotto traccia. L'ultimo contatto ufficiale risale al 2014-2015, il resto degli anni sono stati tutti un tram tram di mail, piuttosto che chiamate, piuttosto che comparse informali qua in Cascina per proporre dei progetti che essenzialmente erano emergenziali, che andavano a cercare di trovare una soluzione nel breve periodo, ma mai a dare un'impronta al quartiere o alla città in modo sensato. Quindi questa voglia adesso del comune di riaprire la questione di Cascina Ponchia è sintomatico del fatto che c'è un'altra volta una scarsa capacità di vedere quali sono i problemi sociali della città e magari riuscire a individuare anche un progetto sensato, ma andandolo a sostituire completamente a un'esperienza auto-organizzata che garantisce già socialità, incontri culturali e politica al quartiere. Quello che vogliamo come collettivo autonomo popolare invece è rimettere al centro del dibattito pubblico l'accessibilità alla città, agli spazi della città, e quindi non schiacciarsi su delle misure che già esistono, ma valorizzare, come succede in Italia e in Europa, le esperienze di auto-organizzazione e di riappropriazione del bene comune attraverso nuove pratiche, nuove forme di cittadinanza attiva.